Salve a tutti ragazzi e bentornati qui con me su Assassin's Creed Odyssey, ragazzi. Questo è il quinto episodio, mi sembra, e vi devo dire un po' di roba perché ho fatto un bel po' di cose off camera. Come vedete siamo a livello 11, quindi sono salito di un paio di livelli. A livello di inventario invece abbiamo armi che non sono ancora e armature che non sono proprio ancora a livello 11. Ho inciso con dei potenziamenti per il danno del guerriero, visto che quello dell'assassino è già bello alto. Tutta la mia armatura, guardate che figa. Soprattutto il cappuccio, veramente una figata pazzesca. Si chiama cappuccio del Segugio, proprio figo. E abbiamo la daga di Ircano come arma, visto che ho ucciso Ircano, il mercenario di cui che abbiamo visto nello scorso episodio. E come abilità, ragazzi, ho sbloccato l'assassinio critico e quello di cui vi parlavo alla fine dello scorso episodio. Vi chiedo scusa per un attimo lo sclero, però effettivamente questo gioco, ragazzi, va giocato in maniera molto molto diversa dagli altri Assassin's Creed, come anche Origins, perché appunto per la sua impronta prettamente ruolistica. E quindi semplicemente quando dovremo approcciare magari una fortezza e non avremo un livello abbastanza alto, semplicemente andremo all'obiettivo senza magari fare un devasto, come lo scorso episodio. Io sono stupido perché pensavo di dover per forza rompere quelle giarre piene d'olio, non serviva. Infatti poi dopo l'ho fatto completamente stealth, senza neanche ammazzare nessuno, forse solo un paio di persone che erano in mezzo alle balle, e poi per il resto non ho avuto problemi. Mentre poi a livello più alto sono andato anche per esempio, a completare questa fortezza. Forte Gerania, l'ho completato, ho ucciso tutti quelli che c'erano all'interno per diminuire le difese. Come vedete, infatti, in Megaride abbiamo il dominio dell'Ateniesi indebolito e il capo non ancora scoperto. Andremo adesso a scoprirlo probabilmente. Ho potenziato anche la nave, ora ve lo faccio vedere. E come fortezze abbiamo ancora Zeus Efeso e il porto di Nisea, che è quello dove siamo andati nello scorso episodio, che poi ci hanno fatto un bel culo. Dobbiamo ancora completare queste due in questa regione, ma poi ci penseremo più avanti. Ora però, cioè, ho completato il Forte Gerania e per ora vado bene così. Come abilità poi ho anche sbloccato questa qui centrale, Maestro delle Armi, così si potenzia il danno guerriero, visto che non era molto alto. E la nave, come vedete qui, l'abbiamo potenziata e ho sbloccato, vabbè, a parte questo tizio che l'ho visto, era un figo e quindi l'ho sbloccato semplicemente perché era bello, è uno spartano. E poi Odessa, se ve la ricordate, lei era la tipa che abbiamo liberato quando eravamo ad Itaca, senza neanche rendercene conto, nel secondo episodio, mi sembra. Ecco, lei praticamente, se si continua con la campagna, e fondamentalmente ad una certa ve la scopate, cioè questo è di base, succede questo. E se praticamente fate tutte le interazioni per corteggiarle e poi l'appoggiate fino alla fine, ci andate a letto e successivamente lei si può unire alla vostra ciurma. E visto che è devastante, assolutamente un bel acquisto per noi. Detto questo, ragazzi, possiamo proseguire e andare dal nostro Stentore. Ho ricevuto buone notizie dai miei comandanti. Che A cosa vedere che mi dici? succede. Il comandante Ateniese è morto. La Megaride è pronta a cadere. Bene. Il lupo ha ordinato l'attacco. Sono lieto che tu sia qui per unirti alla marcia verso la gloria. Sono fiero di combattere con voi. Sì, ti sei guadagnato il tuo posto. Vinceremo per Sparta e per il lupo. Vieni, dobbiamo raggiungere l'accampamento avanzato. Io sono pronto. Seguimi. Dobbiamo prepararci per lo scontro. Ragazzi, ma il nostro Allora, parlami del obiettivo. viaggio È un grand'uomo. Porterà Sparta alla vittoria contro gli. No, no. Intendo che tipo di uomo è. Come padre. Ammirevole. Forte. Premuroso al modo suo. Ma certe volte. Cosa? Niente, è solo. Ha lo sguardo assente. Sembra profondamente triste. Eh Lui beh. è il generale di Sparta, ma è pur sempre un uomo. Nessuno vive una vita senza rimpianti. Se vi ricordate,
Alexios era comunque suo figlio prediletto, cioè sì, ne aveva soltanto uno e poi c'era Cassandra che era appena nata, però lo amava un sacco, aveva detto sei il mio più grande orgoglio, ti porterò alla gloria. Il suo era un dovere, ragazzi, sembra assurdo, però all'epoca effettivamente non si sarebbe potuto sottrarre all'obbligo, anche per la sua carica, di gettare giù suo figlio da quella rupe. È ovvio che si tratta di un'epoca diversa, però il suo, per lui era un obbligo, e infatti l'avete visto come ha guardato Alexios prima di gettarlo. Ha sofferto come un cane e soffre ancora. Unisciti a Sentore per la battaglia di conquista. Ma il nostro obiettivo al momento, ragazzi, io non capisco quale sia. Se sia, cioè, farsi, cioè far, cioè convincere il lupo a fidarsi di noi e poi ucciderlo effettivamente, oppure cosa? Boh. Perché noi abbiamo un contratto, raga. Pezzi gli ateniesi. Battaglia di conquista. Quando la potenza di una nazione è bassa, puoi affrontarla in una battaglia di conquista. Puoi affrontare una battaglia di conquista. Sia Atene che Sparta, uno è rosso e l'altro è blu, azzurro, offrono oggetti formidabili per la vittoria delle battaglie di conquista. Difendere una nazione è più facile, ma offre ricompense minori. Attaccare una nazione è più difficile, ma offre ricompense maggiori. Alla battaglia. Sono pronto a combattere. Vedete che comunque potremmo poi schierarci o con Atene o con Sparta. E se dovessimo farlo, raga, ovviamente mi schiererei con Sparta. Perché a livello della storia di Assassin's Creed mi sembra più coerente. Alexios penso che combatterebbe per Sparta, non per Atene, se dovesse essere nell'esercito. Anche se io personalmente preferisco Atene come città, come potenza in generale. Ok, dobbiamo seccare tutti, raga. Dobbiamo semplicemente ammazzare tutti. Vieni qui. Fuori con lo scudo. Morisce. Calcio in faccia. Pam. E via. Ok. Ok, scudo fuori. Che figata le battaglie così, raga. Ma che figata sono. Sono proprio belle. Togli sto scudo dalle balle. Dammi una mano, uomo. Tu lì a fianco. Ok. Ammazziamo un po' di comandanti, raga. Queste qui. Filarte. Ok. Calcio in faccia. Scudo. Perfetto. Ok. Ammazziamo quest'ultimo. E dovremmo essere Gucci. Mi sa che questo qui però è un poveraccio che si è arreso, tipo. Sì. Battaglia di conquista. Sparta sconfitto Atene. Regione Corea si schiera con Sparta nel Garrido, ok. Ricompense 3750. Un po' di robetta. Imprese completate. Soldati uccisi 27. Capitani uccisi 3. E stanno scappando. Anche Sparta però ha subito delle grandi perdite. Bisogna essere sinceri che comunque li abbiamo demoliti, ma non troppo. Il lupo richiede la presenza del mercenario. Saremo da lui tra un attimo. Con tutto il rispetto, ma vuole vedere il mercenario da solo. Cosa? Ho detto che il comandante vuole... Ho sentito quello che hai detto. Solo non capisco il motivo. Sono gli ordini, signore. Va bene. Sembra proprio che debba occuparmi di altre faccende. E beh, insomma, secondo me l'ha riconosciuto, raga. O l'ha riconosciuto,
Comunque quella rupe lì, raga, non vorrei che fosse quella da cui l'ho buttato giù. No, impossibile, era in un bosco più grosso. Ciao, bello. Omicida! L'ho ucciso! Alessio! E così sei il campione che ci ha fatto vincere. Dimmi il tuo nome, eroe. Così posso accoglierti come un vero guerriero. Kaire, padre. È passato molto tempo. Impossibile. Ti ho visto cadere. Non sono caduto. Sei stato tu a gettarmi verso la morte. Ho compiuto il dovere di uno spartano. Me ne sono fatto una ragione. Dovresti farlo anche tu. Tu eri mio padre. Il tuo dovere era proteggermi. Eri un incosciente. Mi hai costretto a farlo. Ho provato a proteggere mia sorella quando tu non lo hai fatto. L'oracolo disse che Cassandra doveva morire. La sua parola è legge, lo sai. È un mondo così, raga. Non puoi nasconderti dietro al tuo senso del dovere. Basta! Le animazioni sono un po' così, però vabbè. Non posso cambiare il passato, Alexios. Vivrò e morirò da spartano. C'è una ricca ricompensa per il mercenario che ottiene la testa del lupo. Ma figurati se l'ammazzo, raga. Per questo sei qui. Hai evitato il passato abbastanza a lungo. Ora dovrai risponderne a me. Anche se meriti di morire, non esiste onore nella vendetta. Dovrai affrontare i fantasmi del passato, padre. E questo è un destino peggiore della morte. Avevo un compito e ho fallito. Ho fallito nel proteggerti, nel proteggervi entrambi. Amavo te e tua sorella come se foste figli miei, ma in realtà non lo siete. What? Che vuoi dire? Bro! What? Questa è una domanda che devi fare a tua madre. Aspetta. Fra cosa? Trova tua madre. Trovarla. Ovunque sia Mirine, sa molte più cose di me. Bro! Dove andrai? A cercare il mio onore. Attento ai serpenti tra l'erba, Alexios. Sì! Piglia l'elmo, Bomber. Questo è l'elmo che volevo io. Devo uscire da qui e tornare da Barnaba. Dobbiamo trovare nostra madre. Potenzia il tratto. Spegni dracmi risorse per rendere il livello dell'attrezzatura pari al tuo facendo visita a un fabbro. Vabbè, sì, ok. No, raga, ma è devastante. Cioè, non siamo suoi figli. Vi ho amati come se foste figli miei, ma in realtà non lo eravate. Non lo siete, anzi. Dimmi te! Devo parlare con Barnaba. Ma devastante, raga. Posso gettarmi, sì. Devastante. Bellissima la... Tra l'altro la battaglia qui, lo scontro. Allora? Hai ucciso tuo padre? Nah. Padre? Patrigno? Suppongo che gli dei non giudicheranno troppo duramente un patrignicidio. Nicolao mi ha cresciuto. Addestrato. Lui era mio padre. Anche se ha cercato di uccidermi. Questo migliora o peggiora le cose? Non importa. La tua non è l'unica famiglia complicata al mondo. Grazie. Sono felice di averti al mio fianco, Barnaba. Lieto di essere qui. Posso aiutarti in qualche altro modo? Trovare mia madre. Lei è viva, Barnaba. Almeno
Così pensava Nicolao. Una buona notizia, sia lodata Hera. Qual è il tuo piano? Che rotta devo seguire, capitano? Focide. Per ora, verso la Focide. Elpenore ha detto che mi avrebbe incontrato lì. Mi deve dei soldi e delle spiegazioni. Bene, Alexios. E intanto che andiamo lì, chiediamo consiglio alla Pizia. Se c'è qualcuno che può darti delle risposte, è l'oracolo di Delfi. Ambedi. Le predizioni dell'oracolo hanno distrutto la mia famiglia. La Pizia ha la saggezza di Apollo in persona. Certo però che se si decide di ignorarla, si può andare incontro al disastro. Se avessimo ignorato la Pizia, mia sorella sarebbe ancora viva e mia madre sarebbe a casa, al sicuro. Torniamo a noi. Sai dove incontrare il Penore, giusto? Lo so. Abita all'approdo del Pellegrino. Ah, ok, giusto, me l'avevo detto. Con le sue ultime parole, Nicolao mi ha messo in guardia dai serpenti tra l'erba. Sembra che dovremo prepararci al peggio. È il Penore a doversi preparare. Raggiungimi al tempio di Apollo di Delfi quando ti sarai occupato dei serpenti. Ah, Alexios, nella concitazione quasi dimenticavo. Sono successe cose terribili alla tua casa. Quella baracca stava a malapena in piedi. Intendo Cefalonia, è stata colpita da un'epidemia. Dicono che si sia diffusa da Causos. Ma non sembra esserci una cura e molti sono morti. Malaka, quel sacerdote aveva ragione. Possiamo tornare a Cefalonia in ogni momento. Dammi solo l'ordine. Grazie, Barnaba. Lo terrò a mente. Ora andiamo. Cazzo, raga, questa è una conseguenza grossa, deve eh. Parecchie spiegazioni. Questa qui, raga, è una conseguenza delle mie azioni. Se vedete, 200 sono stati aggiunti al cuore per spendere per mandati. Ok, va bene. È incredibile questa cosa qui. Questo è figo, perché è una conseguenza delle azioni che abbiamo fatto, raga. Che praticamente sono semplicemente aver scelto risparmiare una famiglia che era decisamente malata, ma malata, malata, malata proprio, ma un sacco, a Cefalonia. L'ho risparmiata perché c'era un'amica di come si chiama, cavolo, Febe, e l'ho risparmiata e ho ammazzato il sacerdote. Però, essendo malata, il sacerdote in realtà forse aveva ragione, aveva fottutamente ragione, e quindi niente, raga, questa è una gran bella conseguenza a quello che abbiamo fatto. Ora poi torneremo sicuramente a Cefalonia, ci tornerò io e magari vi farò un resoconto breve di quello che è successo. Tornerò a Cefalonia perché è molto figo che comunque ci siano delle conseguenze visibili di quello che abbiamo scelto. Io ho cercato di risparmiare quella famiglia, ma probabilmente era davvero, davvero, davvero malata. Quindi, il destino del lupo. Alexios raggiunge l'approdo del Pellegrino della Focide per affrontare il misterioso Elpenore e ritirare la ricompensa per la testa del lupo. Andiamoci, ragazzi belli. Andiamoci. Eccoci arrivati, ragazzi. Ho preso una strada alternativa. Non sono effettivamente arrivato in nave perché, visto che appunto abbiamo l'approdo a fianco, ho fatto il viaggio rapido e poi andiamo all'approdo e chiamiamo direttamente la Drestia da lì, come abbiamo imparato poco tempo fa, che appunto dagli approdi possiamo, dagli attracchi possiamo fare, visto che qui c'è proprio il molo e possiamo richiamare la Drestia direttamente da qui. Poi lo andremo a fare, guardate, lo assegno direttamente sulla mappa. Ora però prima andiamo a parlare con Elpenore, già che ci siamo. Mi farò molto male? Non credo proprio, no, infatti non si fa assolutamente niente, Alexios è un dio. E boh, ragazzi, questa regione comunque è spartana, è sotto il dominio di Sparta, quindi siamo belli tranquilli. Dal momento che noi in realtà, per ora non lo sa nessuno, ma io tenderei a stare con Sparta. Parliamo con Elpenore. Ah, Mistios. Com'è andata in Megaride? Da Dio? Io non ho quel... Ah, ecco. Il lupo è morto. Eccellente. Ecco il tuo compenso, come promesso. Minchia, l'ho fottuto dalla grande. Pensavi che avrei tirato sul prezzo? Su via, Alexios. Non chiedo tutti i giorni a qualcuno di uccidere il proprio padre. Ma lui non era il tuo vero padre, giusto? Ma what the...
Come facevi a sapere che Nicolao era il mio patrigno? Adoro il teatro. In verità, amo tutte le arti. Un grande generale getta i suoi figli da una rupe per la profezia di un oracolo. Una tragedia sublime. Credi che la mia vita sia divertente? Oh, no. È arte. Lo so, non è facile capire tutto in una volta. Vieni. Dimmi, Mistios, hai appreso qualcosa di utile durante il tuo incontro con il lupo? Basta chiacchiere. Dovrei ucciderti qui e ora. Che caratteraccio. Ah, dicevano che eri diverso. Dopotutto il sangue non mente. Dicevano. Che sangue? Sei proprio tutto muscoli e niente cervello, eh? Peccato. Avresti potuto essermi utile per altre faccende. Raga, se... Malaka, credi di poterti prendere gioco di me? Ti taglierò la lingua. Che delusione. No, raga. What the... Oh, porca puttana. Ma che figlio di... Che bastardo il Penore. Ok, ok, vabbè, non importa, guarda, non importa. Frega niente, guarda. Aia. Allora, vi dico una cosa, raga. Ma proprio sinceramente. Ma questo qua, scusa. Ok, non posso, non posso. Attaccatemi. Ok. Vi dico una cosa, raga. Muori. Penore se l'è svignata come un codardo. Darò un'occhiata in casa sua. Lo uccideremo. Ma il Penore è un uomo morto. Ma sapete che forse è un semidio? Mi è venuto in mente adesso, raga. Se fosse che sua madre... Cioè, non è... Sono i suoi veri figli di come si chiama? Del bomber... Nicolao. Perché lui è un semidio? Sarebbe epico. Il Penore cerca una donna. Adesso chissà chi ha preso di mira quel verme. Ah, il Penore, raga, lo ammazziamo. Cioè, ma una senza problemi. Oh, Febe. L'hai condotto dritto a me. Cosa? Creto, avevi ragione sulla ragazzina plebea di Cefalonia. Mi ha condotto dritto dall'ombra dell'Aquila, vicino... Creto, questo lo dice. Vicino alle antiche rovine di Crani. Hai fatto un ottimo lavoro di ricerca. Ora devo dimostrarmi degno di fiducia ai loro occhi. Ti ho mai detto che sono appassionato di teatro. Quanto alla tua ricompensa ti attende in foci del Penore. Non parla Creto, Creto era a lui. Minchia. Bastardo. Il manifesto di carico di una nave. E il Penore vende armi sia ad Atene che a Sparta. Vuole che la guerra... Madonna, ma è un sacco di merda. Gente sleale. Ma nessuno regge il confronto con il Penore. Ma veramente? Cercherò sotto ogni sasso, in ogni ombra, finché non troverò e ucciderò quel lurido bastardo. Eccolo qui l'elmo del lupo, l'abbiamo preso, signore, mettilo subito. Minchia, guarda che figo che è. Ma guarda che sborrietta. Ma è bellissimo. Ma guarda che potente che è. Ostia, ma l'ostia. Abbiamo sbloccato tra l'altro un'incisione, cosa molto utile perché ci potrebbe veramente servire. E il Penore è ancora nella focide. Quindi? Scusa? Scusa un attimo. Trova il Penore. Nicolao aveva profeticamente avvertito Alexios di guardarsi dei serpenti nell'erba. Il Penore, tentando di uccidere la proda del pellegrino, aveva rivelato la sua natura maligna e strisciante. Il Penore ancora nella focide. E minchia, che cacchio facciamo? Dobbiamo andare dall'oracolo, raga, perché io non so mica come andare a prendere il Penore. Se usiamo anche qua il bomber Icaro, non lo troviamo mica. Non lo troviamo mica. Quindi l'unica al momento è andare dall'oracolo di Delfi. Fra? Mi invento come entrare o è fuori la tipa? Il tipo. La tipa. Dovrebbe essere una donna, no? Alexios, non è fantastico? Siamo così vicini agli dei. Mi sento pervaso dallo spirito di Apollo. Com'è andata con il Penore? Parleremo dopo, in privato. Lui chi è? Un semplice pellegrino.
è appena stato dall'oracolo. Non ho potuto fare a meno di chiedergli se è magnifico come dicono. Beh, lo è. Mi ha lasciato con più domande che risposte. Quella è la profezia. Non mentivi. È davvero la lancia di Leonida. Yeah, boy. Potrei aver parlato di te? Apprezzerei se mostrasse più discrezione. È solo che sembrava interessato alle leggende. Come te, ho pensato che sareste andati d'accordo. Come hai... Riconosci la mia lancia da una semplice occhiata. Tu non sei un semplice pellegrino. Niente a Delphi è quello che sembra. Nemmeno io. È abbastanza palese, Bomber, cioè dai... Mi chiamo Erodoto. Sono un cantastorie. Dimmi te! O almeno lo ero. La guerra cambia tutti in modo estremo. Questo è vero. Lo storico! Perché nascondi la tua identità? Dimmi te! Sono qui per conto di un ateniese. Un uomo molto potente. Vogliamo porre fine a questa guerra. Avevi detto di aver fatto all'oracolo una domanda personale. La guerra è personale, Barnaba. Così hai chiesto consiglio alla Pizia per porre fine alla guerra. Sì, ma c'è qualcosa che non va qui a Delphi. Guardie dappertutto, gente che viene allontanata. Cosa hai detto l'oracolo? Perché la fila è così lunga? Perché tutta questa sicurezza? Chiediamolo dell'oracolo. Sono convinto che la Pizia sia affidabile. Che ti ha detto? Le ho chiesto quale fosse il modo per porre fine alla guerra. Ha risposto: la primavera non brami l'inverno, poiché causerebbe solo morte. Quanta saggezza! Non capisco una parola, ma forse è per questo che lei è lì dentro e noi siamo qui. So riconoscere una minaccia. Hai passato troppo tempo a Cefalonia. Vabbè, dai. Ho delle domande per la Pizia. Ma questa fila! Sarò vecchio quando sarà il mio turno. Scherzi! Con tutte quelle lame che ti porti dietro! Non sono qui per causare guai. Guai? Entra e basta! Chi ti fermerà? Il sacerdote! Ma dimmi te! Ma se si mette male, io do la colpa a te, Barnaba. Non è fantastico come dicevo? Ma dimmi te. Entriamo qua dentro, dai, raga. Ciao, belli. Ciao. Sono qui per la Pizia. Solo i prescelti dalla luce di Apollo possono. Ma come cazzo entrare. Parli, fra? E com'è che si viene scelti? Ci si deve mettere in fila. Ti sembro uno che si mette in fila? Ma poverino. Ma dai. Sì, infatti è una donna, la Pizia, tra l'altro. Ma avrei saputo che l'oracolo di Delphi fosse un donna. Entra nella luce di Apollo, colui che illumina le ombre. Scegli con cura la tua domanda, mortale, poiché ne hai solo una. Parla, tu che cerchi la verità. Ho perso mia madre da piccolo. Devo trovarla. Dov'è? Sei tu, dalle visioni, il bambino della montagna. Come fai a saperlo? Devi andartene, ora. Andarmene? Hai idea della fatica che ho fatto per arrivare qui? Certo. A Causos non ti sei tirato indietro di fronte a un sacerdote. Un bambino e la sua famiglia ti devono la vita. Ma come... Nessuno può sfuggire alla luce. Ti prego, vengo da lontano. Devi avere le risposte. Vedete, che cerco. Le nostre scelte buone. Io ho sempre dato anche soldi a tutti. La to be honest. Di Cosmos ha occhi ovunque. Ti uccideranno.
La setta di Cosmos. L'oracolo ha parlato! La profezia è tua! Non hai risposto alla mia domanda! La giornata della pizza è conclusa. Non me ne vado. Dimmi questi! Guarda te che ha detto... Oh, ha detto una frase. La setta di Cosmos, la setta di che? Erodoto, sei ancora qui. Tre parole, setta di sta roba. Dimmi te. Sono tornato alla tua nave. Non sembri felice. Censori. Lei mi conosceva già. È la pizza. È il suo mestiere comportarsi come se ti conoscesse. Non stava recitando. Ha detto di avermi visto su una montagna quando ero piccolo. Quale bambino non è mai stato su una montagna? Io sono stato buttato giù da quella montagna. La mia vita è iniziata e finita su quella montagna. Credimi, sapeva chi sono, cosa ho fatto. Ha cercato di avvertirmi. Avvertirti? Di che cosa? Ha menzionato la setta di Cosmos. Per caso ti dice niente? Cazzo, Erodoto, vuoi che non dica niente a Erodoto? Va bene la discrezione, ma figa Erodoto. Una setta come nessun'altra in arrivo ad Elfi. Ma non ci ho dato troppo peso. La pizza sembrava temerle. Le guardie l'hanno portata via. Portata via? Allora le voci erano vere. Se questa setta avesse corrotto la pizza... Ma sono notizie devastanti. Capisci che significa? Tramite lei, la setta controlla il mondo intero. Devo parlarle, quando non è così ben protetta. Ci vorrebbe un miracolo degli dèi. Lei è sempre protetta. Scoprirò dove abita la pizza e avrò le mie risposte. Alexios, ricorda, la forza bruta è inutile quando serve la saggezza. Figo, raga. Figo, figo. Figo, figo. La verità verrà a galla. Ragazzi, ci becchiamo nel prossimo episodio. Abbiamo visto un po' di roba qui con la pizza. È successo un bordello in questo episodio. Tra padre, Nicolao, madre, pizza. Lì... Mi sfuggono i nomi, raga. Come si chiama quel bastardo? Quel pezzo di merda? Non... Ma non lui, il serpente. Il Penore, che ci ha fatto tutti questi magheggi incredibili. Ammazziamo tutti, ragazzi. Cioè, poi alla fine si riduce tutto a tagliare la gola a qualcuno. E lo andremo assolutamente a fare, ma nei prossimi episodi. Bella.